l'obiettivo di finire questo comizio e vi lascio a Serafino e a Nino. Amici, compagni san giuseppesi, forse tutti voi vi aspettavate qualche altra cosa da Serafino Riposo, ma purtroppo non è del mio stile, perché sono breve, perché il tempo stringe e siamo arrivati all'ultimo, agli ultimi gocci della campagna elettorale, perché ho aperto e vado fino in fondo. Comunque voglio far capire solo tre cose all'amministrazione e ai compagni qui presenti: non ho soldi, non ho conti in banca, non sono un operaio. Sono un operaio, sì. Non sono un dottore, non sono un chirurgo, non so operare. Presto a poco potrei realmente teleparizzarvi delle vostre scatole cervellotiche, che realmente state ancora vivendo in un mondo di anestesia. Come si dice, quel mondo di anestesia, come per colui viene operato, viene prima fatto l'anestesia e poi quando poi si sveglia e dice: con cosa sto facendo? Mi sono svegliato dal sonno. È troppo tardi, ragazzi miei. Però cosa voglio dire? Aspetta un po'. Io, poche parole, buon intenditore. Come si dice, che al cavallo donato non si guarda in bocca, mentre alla persona intelligente mezza parola si fa capire. Voi vi domandate come mai questo Serafino Riposo si è iscritto in questa lista dell'alternativa. Ve lo domandate, sì, è giusto domandarvelo voi stessi. Io vi rispondo, perché voi non potete rispondere e io vi posso rispondere. Vi dico questo, che presto a poco sarei un pazzo uscito dal manicomio o qualche manicomio uscito dal pazzo. A parte questo qua, signori, non la voglio portare troppo alla lunga. Signori, capitemi bene che realmente ci si sta vivendo in un mondo, dico in un'amministrazione, questa quale amministrazione, che sotto spoglio borghese, che ci sia autorità o militare o civile, possono realmente controllare queste mie testuali parole, perché da questo momento in poi almeno 5 della mezzanotte hanno rappresentato dall'inizio della campagna elettorale un contratto notarile. A parte questo qua, signori, vorrei dirvi tante di quelle cose che ci vorrebbe un diario da 365 pagine, ne vorrei scrivere una pagina al giorno. Signori, non vi posso disoffuscare della vostra mentalità. A me non abbasta, io dico vota alternativa, dico vota Serafino Riposo, dico vota tessitore. A me non interessa, a me non mi serve il fumo, però appresso il fumo ci vorrebbe anche qualche rosso da poter compareggiare con qualcosa, che realmente a San Giuseppe Vesuviano non servono soltanto i rubinetti ad installare le fontanine pubbliche, e che quando poi l'acqua non esiste. A parte questo qua, io mi sono schierato, mi sono manifestato, mi sono iscritto in questa lista. Voi, per la curiosità di sentire questo scemo di Serafino Riposo, sentiamo cosa vuole dire. Questo scemo di Serafino Riposo è impazzito. Questo scemo di Nino Tessitore che l'ha carriato appresso. No, non è vero. Mi ci sono manifestato e ci rimango fino all'ultimo. E se qualcuno vorrebbe sparare, che lo spari dalle siepe, spari faccia a faccia, perché realmente a San Giuseppe Vesuviano bisogna cambiare, si deve cambiare realmente, perché amici miei, non se ne può più. Non esiste un mando di sparda, come ha detto il compagno Memoli, non esiste un metro di sparda per infumare a quel coloro. Per esempio,
non so, un Rione Massarotti che io ho voluto cominciare ultimamente qua in Piazza Risorgimento a San Giuseppe Vesuviano, Serafino Riposo, a dire come mai che quella fontanina pubblica sta chiusa, a parte che si va incontro a tante di quelle cose, epatite virale, tifo, paratifo, contratifo, non c'è niente più. Comunque signori, io realmente non ho parole per potervi ringraziare. Sfortunatamente i miei genitori defunti mi hanno portato alla terza elementare. Sfortunatamente, però in questo momento potrei parametarmi a qualcuno di quinto liceale a discutere almeno di queste cose che vanno e di come stanno andando in questa bella città di San Giuseppe Vesuviano. Come mai che mi si arriva un qualcuno dalla Sicilia, mi domanda, senta signore, per cortesia c'è qualche fontanina pubblica? Io educatamente ho risposto a quella parola, però vergognosamente non ho detto che io sono iscritto all'ufficio anagrafe di San Giuseppe Vesuviano, perché mi vergognerei di dirlo. A parte questo qua, come si dice, al cavallo donato non guardarlo in bocca, e alla persona intelligente mezza parola e va capita. Signori, a me non occorrono applausi, non occorre fumo, non occorre niente, a me occorre soltanto che realmente vi svegliate di questa grande anestesia, vi svegliate realmente, perché sono 40 anni che si porta questa famosa croce. Dice: ma tu fino adesso cosa hai votato? Lo so io cosa ho votato, non ho mai votato per nessuno e per voto è andato sempre là, d'accordo, è giusto, questo sarà fino a riposo. Signori, io non parlo presso a poco perché non vorrei espormi. A parte questi signori, c'è un signore, come mai? Perché lo devo dire, questi signori che la barba non la tagliano da tanti anni, per quale motivo? Dov'è la motivazione? In quale libro sta scritto che i genitori hanno fatto mai vergogna ai propri figli? Non è vero, non è vero, lo potete realmente testimoniare. Giudicate voi da giudice e io da imputato, rimane a voi a darmi la condanna, signori. Sono io Serafino Riposo, che il povero scemo che non ha niente, lavora la giornata, non ha palazzi, non ha conti in banca e presto a poco, io non dico votate Serafino Riposo, però io lotto per voi e anzi nel passare con la sfilata di quelle grandi macchine che venivano appresso a me, Serafino Riposo, almeno ho sentito dire questo riposo che si vada a riposare. Però questo signore che ha detto questo riposo che si vada a riposare dovrebbe realmente dire e tirarsi, non dico la coscienza per la mano oppure la mano per la coscienza, se realmente veramente uomo e realmente è capace di dire cose come si è manifestato Serafino Riposo in piazza Risorgimento di San Giuseppe Vesuviano. E non dico dei rioni. Vorrei questo colui che si vada a riposare, che si accantoni a un angolo di muro. Come mai che alcune persone nel venire da Reggio Calabria, questa è una barzelletta però, questa è una barzelletta, mi faccio una bevutina d'acqua presso Pallinuri, Pisciotta, Marina Cameroto, Santa Maria al Cetro, Santa Maria di Castellabate, mi giro e asciugandomi dell'acqua calabrese, saporita, fresca, vi vedo un'etichetta scritta al muro. Questa è una barzelletta. Tizio Cimbreccaio, proprietario. Boh. Io cosa ho fatto? Mi asciugo per la magnifica acqua calabrese. Me ne vengo su. E vedo scritto: attenti al cane, no. Il cane no, perché il cane è fedele all'uomo, è fedele all'amico. Doveva mettere scritto: attenti al leone, perché il leone è più aggressivo del cane. E questi coloro che realmente, come si dice, una volta tanto che si chiude la serata e la campagna elettorale, questi pisellini, questi non so, questi grossisti, questi coloro che sanno, non so, o iotta nella villa, sì, d'accordo, hanno ragione, ma come e il perché non lo so neanche io, che anche domani può venire la forza pubblica a casa mia
che sanno dove abito e sanno dove residengo. E dire Serafino Ripò, tu hai detto questo, sì, però non lo so neanche io da dove sono usciti, perché è stata una grande torta che realmente si è mangiata Fellanto man mano, perché ognuno che ne aveva bisogno ne ha mangiato e ha portato via. Però adesso ci è rimasta una grande polpetta, una polpetta fatta da carne bovina, naturale, una polpetta fatta da carne tritata, perché quella quale polpetta viene esposta come una coppa, se non vado errato, il 66-67, quando io cantai al palco, al ponte, a Piazza Mercato, dove oggi hanno fatto una villetta, che i sei fiori si sono seccati. Perché a posto di spendere tante milioni di quella famosa villetta, non hanno fatto uno speech per tutti questi poveri vecchi che non hanno soldi e non sanno dove andare? Ditemi voi, uno speech almeno, perché se realmente questi vecchi sanno pensione, li ritirano. Senza pensione no. Per esempio, come si dice? Non c'è nare dei monaci. Che lo facciamo bene, gli diamo una 1.000 lire, una 100 lire, ma e lei simonando dice: Serafino, mi dai 1.000 lire? Sì, te la do. Lui mi dice: vabbè, mi manda dei libreschi a questo che porto, però dove c'è scritto che quelli con le librette di pensione si ritirano e quelli senza libretto non ritirano? Perché? Come mai? Dove? Allora ecco qua che c'è un'alternativa a San Giuseppe Vesuviano. A parte questo qua, signori, se avete tirato fumo negli occhi, avete buttato fumo negli occhi, avete fatto qualcosa, avete tirato, io vorrei sapere almeno qualcuno di loro se realmente ha avuto coraggio di esporsi al pubblico di San Giuseppe Vesuviano, come tutta questa gente aspettando quel cretino di Serafino Riposo. Cosa ci vuole dire? Ve l'ho detto, signori, io non sono venuto qua per ammanettarvi o presso a poco per leccarvi le mani e di sbarrare sull'alternativa del mio numero. Niente da fare, tiratevi voi la coscienza per la mano, o la mano per la coscienza. Passo la parola a Tessitore.